all'interno il mio compagno di navetta, l'ingegner Franco Mantino. Praticamente si tratta di questo. In un'area industriale hanno scoperto, oltre a 1400 tonnellate di scorie, di rifiuti tossici e via dicendo, inquinamento delle falde acquifere, anche se quelle superficiali, se non ricordo male, non quelle dell'acqua potabile, e altri problemi che sono emersi in questi giorni. Però Franco, se vuoi venire tu a parlare, cosa si potrebbe fare a livello di prevenzione? Però se vuoi approfondire tu... Due secondi, aspettate che cerco di riprendere. Questo è un fatto veramente particolare. Cerco di riprendere, se ci riesco, mi metto in una posizione. È una problematica molto vecchia, però è venuta alla ribalta da pochissimo tempo. E devo riconoscere che effettivamente è particolarmente preoccupante per come la illustrerà meglio Franco. Ma diciamo che, tra virgolette, io se prego è perché parlo spesso in giro. No, un problema molto complesso e tocca tutti gli aspetti che tu dicevi prima. Adesso si lega a un problema ambientale fortissimo, che è nato da quello. Cioè abbiamo un problema di rifiuti, cioè abbiamo un problema di inquinamento del sottosuolo, c'è un problema di inquinamento dell'acqua. Credo che non manchi niente. La cosa che più mi preoccupa è così. Noi da manco un anno, non lo dico nemmeno un anno, abbiamo iniziato a preoccuparci perché c'era, se voi sapete, una fabbrica chimica che si chiama SICA, potete dire molte delle cose così, che produce polimeri, sostanzialmente produce un materiale che serve per iniettare nel cemento o nel calcestruzzo per renderlo migliore. Andando avanti abbiamo scoperto che il problema più grosso di Salerno è la ex fabbrica BP, che è lì dagli anni 80. Questa fabbrica, c'è stato un sacco di iniziative del residente del luogo, di tutto Salerno dall'altro, dopo un bel po' di esplosioni finalmente è stato chiuso. La cosa che più ci sconvolge è che dal 2003, poi finivamo sugli aspetti più importanti, è stata in pratica dimenticata. Sappiamo tutti che c'erano ancora 900 tonnellate di sostanze, di cui 13 elementi, 13 sostanze sono cancerogene. Cancerogeno, teratogene, ce n'è di tutto, quindi problemi che si affrontano. L'abbiamo scoperto per caso, che andando a interessarsi alla SICA, il sindaco diceva, no, guarda che il problema più grosso era BPM Blocco Palermo. Stiamo cercando di uscire dal problema BP, in questi giorni abbiamo scoperto, quindi si sta interessando la regione, si sta interessando di trovare i fondi, perché lì ci sono 120 tonnellate e quella zona è esplosiva, nel senso ci sono anche sostanze esplosive che si registrano tra di loro o se, ecco, quindi dico una cosa molto semplice, non deve preoccuparsi solo sul termo perché lì se va fuori c'è tutta la lotta. Quindi, perché lì ci sono sostanze che messe in fusti che si stanno deperendo, sono da 13 anni abbandonati. Abbiamo scoperto ieri, tanto per capirci, che in questa settimana che è arrivata l'arbitro, perché l'azienda SICA ha dovuto fare, dopo 7-8 anni che è lì, è stata costretta per un'autorizzazione a dover fare dei carottanti. Dai carottanti è uscito la più forse concentrazione di trielina, detto anche tetracloro di etilene, e il cloroformio conosciuto come sono sostanze fortemente presenti proprio sotto la sede. La cosa strana, abbiamo cercato di analizzare anche con l'Africa, tutto nell'intorno di quell'area, cioè industriale, stranamente le sostanze sono proprio concentrate sotto la sede. Sia l'analisi che ha fatto la SICA stessa, sia l'analisi che ha fatto l'ARPA, e la cosa più strana, che cercheremo di capire in questi giorni, avremo un incontro con l'ARPA a casa del lunedì del comune, è che in due mesi queste sostanze sono uscite.
non vi dico la mia interpretazione perché non è interessante. Ieri, l'altro giorno, due dell'Osservatorio Orientale per la Vita di Siderio e Tona, siamo andati, c'era anch'io, si sono calati sotto il mare, hanno preso i miti delle cose, e la cosa più bella, che lì c'è ancora la parola più elevata di quelle che abbiamo trovato nella tua. Quindi normalmente, no, il problema è che siamo, l'ultimo dato che di ieri sera, 480 microgrammi al chilogrammo nelle cose. Questo è il dato. Che le cose filtrano. Sì, sì. Ieri sera, quando ieri pomeriggio, quando siamo andati a parlare, siamo in contatto quotidiano, tutti lì, quelli di sopra di queste cose, è un livello più alto che abbiamo trovato e cosa è. Chiaramente significa, e poi finisco, significa poi fatalmente, semplicemente, che anche l'acqua del mare dominante. Assolutamente. Cioè, questo è chiaro. Il problema nostro è che c'era il rischio che i prossimi anni i bagni non si vanno, ma non è solo il problema del bagno, si tratta delle cose. Perché vi dico questo e poi c'è più volte di finire? Il problema nostro è che se voi, noi, non ci occupiamo di questo, rischiamo veramente di trovarci in una situazione drammatica, perché a Siderno c'è una, diciamo, percezione, perché se no rischiamo di condividere, una percezione di aumento di comune. Poi non è che si può dire se un anno meno 5 bisogna allungare degli anni, non si può capitare che tutti siano di prendere lo stesso periodo o la raggiungente nello stesso periodo. La cosa è che di chi è più esperto, di me, anche gli altri, sapranno che questi aumenti di comune non li notiamo adesso, tra qualche anno l'incidenza sarà ancora maggiore ed esploderà. Quindi abbiamo visto che è veramente drammatico questo problema. Ma di così tempo tenete conto che riguarda tutta la zona. No, io dico che è una situazione certamente grave, che la legge ha dei finanziamenti ad hoc per questi progetti e comunque entrando nella straordinarietà della cosa, nella straordinarietà anche temporanea, bisogna fare leva per fare una bonifica. Ora certo, dovremmo fare delle bonifiche enormi che, con finanziamenti che certamente non possiamo permetterci oggi, ma non mi sorprende se, come diceva la riconosco, gli hanno, queste cozze hanno un'altra incidenza, perché loro filtrano l'acqua e tutto quello che è il residuo resta dentro nel frutto. Quindi questo non mi meraviglia, mi meraviglia invece più pensare che il soggetto che vive intorno di quell'area tra 20 anni potenzialmente potrebbe sviluppare un tumore. E allora bisogna capire, questi gli addetti ai lavori devono saperlo, che la bonifica è la cosa più urgente da fare. Poi, dato la condizione locale, dato l'alto rischio di sviluppare un tumore, io farei, come hanno fatto per le terre del fuoco, farei un'attività straordinaria nei controlli della popolazione. Epidemiologia. Certo, è quello che è l'epidemiologia ed è quello per cui appoggio tutto quello che l'onorevole Giordano, Angelo Rossino e tutti gli altri che collaborano che fanno le guerre per poter avere un registro tumori. Gli epidemiologi, noi oncologi e le istituzioni hanno la necessità di avere un registro tumori, perché il registro tumori è la carta di quello che è lo studio. Noi possiamo interpretare i dati, possiamo capire se quella determinata sostanza ha influito di più nella zona di Siderno o Locri, o se allontanandoci da Siderno troviamo a Gioiosa, Maria di Gioiosa, troviamo un decremento di questa incidenza, a Roccella decresce ancora, cioè più ci allontaniamo
dal sito inquinato se decresce anche la patologia. Quindi urge, lo sostengo da sempre, il registro tumore. In questo sono sconsolato. Sono sconsolato perché c'è stato promesso più e più volte dagli addetti ai lavori che il nostro registro tumore provinciale deve vedere la luce. Ora l'ultima data è quella del 31 dicembre 2017. Posso essere sincero, non ci spero. Ma per un semplice motivo, io come struttura oncologica, nessuno è venuto a chiedermi: senti, tu in ogni caso li hai censiti, mi dai il tuo riscontro? Da me nessuno è venuto. Quindi i miei casi non sono ancora sedati. Giorni fa, l'Associazione Italiana Registro Tumori ha autorizzato, quindi ha accreditato il registro di Cosenza e Crotone come unico registro. Aveva già accreditato Catanzaro e Vibo, che anche là è l'unico registro, manca quello di Reggio. E tre anni hanno consumato solo. Hanno un sacco di personale che ne dicono. Però secondo me mancano di metodologie. Questo è quel caso specifico che, oltre al personale, dobbiamo dire che non c'è orario di lavoro. C'è impegno, se devo stare 12 ore, sto 12 ore, faccio una missione. Io onestamente in questo sono sfiduciato. Discorso diverso è per gli spiriti, si sono impegnati, diciamo che nella sua attività istituzionale, prima dell'incarico di commissario straordinario dell'ASP, il dottore Brancati si è adoperato al punto che ha fatto ripartire in maniera veramente inappuntabile gli screening, si stanno facendo, sono un'indicazione per noi importante, ma se ci manca il registro tumori non abbiamo le regole per capire qual è la vera incidenza, qual è la vera problematica oncologia, patologia neoplastica della provincia di Reggio Emilia.